Il DDL scuola, votato alla Camera e al Senato con voto di fiducia, ha creato uno strappo tra il mondo politico e quello della scuola. Tante proteste, manifestazioni e tanti interventi critici di giornalisti e intellettuali. Con questo video Gilda TV continua a raccogliere i commenti di esperti della scuola. Oggi abbiamo in linea Lucio Ficara, redattore di La Tecnica della Scuola. Contestazioni verso quei senatori, anche della minoranza PD, che avevano promesso un voto contrario e invece si sono al massimo astenuti. 159 voti favorevoli di senatori del Parlamento italiano e solamente 112 contrari e poi tutti gli altri astenuti. Certamente una minoranza non assoluta, una minoranza relativa sotto il quorum dei 161 voti di maggioranza assoluta. Tuttavia il DDL passa. Le dichiarazioni del ministro Giannini, ma anche del ministro della giustizia Andrea Orlando, lasciano di stucco tutti quanti, in quanto loro ritengono che non esiste più nel maxi emendamento presentato al Senato e votato con voto di fiducia, non esistono più né la chiamata diretta dei dirigenti, da parte dei dirigenti, dei docenti, né tantomeno, dice il ministro Giannini, esiste questa figura mitizzata dalla contestazione come quella del preside sceriffo. Ebbene, quello che noi ci sentiamo di dire è che se leggiamo attentamente alcuni commi del maxi emendamento formato da un solo articolo, io mi viene da pensare semplicemente ad esempio al comma 79 dell'articolo 1, dove dice che il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa, un incarico di durata triennale per i docenti. Dunque questa è chiamata diretta perché non seguirà alcuna graduatoria, può addirittura, si dice in questo comma, può, ma non è obbligato a farlo, il dirigente può anche avere colloqui con i docenti a cui vuol proporre l'incarico. L'aggiunta nel DDL, nel comma successivo, nel comma 80, il dirigente deve solo dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio o parentelo o affinità fino al secondo grado, in sostanza una toppa per cancellare le ipotesi di clientelismo e nepotismo rispetto a una norma che effettivamente pare essere incostituzionale. Tuttavia, questo DDL lascia molto perplessi in alcune norme che sinceramente appaiono essere norme incostituzionali. Quello che è la ratio comunque del DDL è quella di avere un controllo verticistico che si scarica strada facendo sul corpo insegnante. Gli insegnanti super controllati, gli insegnanti svuotati di quella libertà di insegnamento e svuotati, aggiungo io, anche di una libertà di valutazione, perché se a regime tutti i docenti verranno scelti dal dirigente scolastico e inoltre viene potenziato quell'articolo 25 della legge 100, del decreto legislativo 161 del 2001, è ovvio che si danno poteri enormi ai presidi, poteri di assumere i docenti che vogliono, a prescindere dalle graduatorie, dunque dal merito della graduatoria, ma semplicemente pescando dagli albi docenti che chiedono trasferimento o docenti che devono essere messi in ruolo. E chiaramente, visto che la riconferma di questi docenti è dopo un triennio, è ovvio che questi docenti non saranno liberi di agire perché sotto giudizio, sotto un ricatto che oserei dire psicologico. Sicuramente questo DDL non lascerà sul tappeto
ci saranno sicuramente strascichi di polemica evidente.